Una simpatica iniziativa si è svolta stamani presso la villetta della scuola El Seneto, l'inaugurazione di un'aiuola aromatica, dove gli alunni del plesso, diretto dalla dirigente scolastica Bice Lombardi, alla presenza dell'associazione Alzheimer e AVULS di Agrigento e tanti genitori, hanno piantato delle piantine di erbe aromatiche. A tagliare il nastro anche il sindaco della città, Francesco Miccichè. Un'ottima iniziativa, questo è un significato importantissimo e io faccio complimenti alla preside, ai docenti, all'associazione di volontariato che hanno voluto questo evento oggi. È un modo come altro per far conoscere la botanica ai bambini sin dai primi anni, però anche nel nostro tempo di inculcare il senso dello Stato, il senso anche qui della legalità, perché no? Un senso civico importantissimo. I nostri figli devono capire che è importante l'ambiente che ci circonda, bisogna tutelarlo per poi trasmettere questo messaggio addirittura a chi fino adesso non lo ha rispettato. Io ringrazio tantissimo le associazioni oggi presenti che ci hanno dato la possibilità di partecipare a questo bellissimo progetto che è molto educativo per i nostri alunni perché li educa al rispetto dell'ambiente e non solo, ma anche perché hanno la possibilità di conoscere le piante aromatiche che sono nella nostra zona, il loro utilizzo in cucina, come curarle. E io penso che gli odori, i colori che sono qua in questa bellissima villetta contribuiscono allo sviluppo formativo, allo sviluppo quindi emozionale anche dei nostri bambini. E sicuramente è una bellissima esperienza che ricorderanno sempre. Con l'aiuto del CESVO, del Centro Servizi per il Volontariato, e con la partecipazione di altre associazioni del territorio, AVULS, Associazione Solidarietà, siamo riusciti a realizzare questo progetto di riqualificazione di un bene comune. Vogliamo ridare alla città la fruibilità di un bene. È stata ripulita questa villetta e sono state piantate delle piante aromatiche. E ne abbiamo intitolato questo progetto Il giardino degli odori. Per quanto riguarda i malati di Alzheimer, il percorso degli odori è un percorso che è proprio un'attività terapeutica. Quindi ci auguriamo che, perché con lo sfregamento si ritorna, riportano alla memoria praticamente gli odori di un tempo, gli odori conosciuti. E quindi ci auguriamo che questa villetta comunque possa essere fruita dall'intera cittadinanza, dagli anziani, dai bambini della scuola. Abbiamo voluto mettere in moto questa attività proprio per ridare una fruibilità e una possibilità di partecipazione comunque all'intera cittadinanza del godimento di questo bene comune. Grazie ad Angela che ci ha coinvolti in questo progetto. Devo dire veramente grazie, è stato ideato e noi l'abbiamo aiutata a realizzare.